una giornata importante per Foggia e la Capitanata, come per tutta la Puglia, perché apre uno stabilimento che darà 100 posti di lavoro in più a questa terra, che si vanno ad aggregare allo storico stabilimento dell'FPT foggiano, che ha 1600 occupati. Avrà un elemento di innovazione, perché qui si realizzeranno autobus elettrici che poi verranno utilizzati in tutto il paese, in tutta Europa, ed è sicuramente un ulteriore investimento per incrementare l'area industriale foggiana, che è ben attrezzata e ben connessa. Ecco, questo è lo sviluppo che a noi piace, la coesione istituzionale, la lealtà istituzionale tra tutte le principali istituzioni ha consentito a Iveco di fare un investimento sostenuto dallo Stato e dalla Regione, con il supporto anche del territorio, e quindi Foggia che diventa avanguardia nell'industria.